Bentornati a tutti su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, build e guide e live dei vostri giochi preferiti. Ricordatevi di iscrivervi al canale, per voi è gratuito, per me è sempre un incentivo a fare di meglio e soprattutto posso andare avanti a fare i video in quanto è vero che non prendo soldi, ma magari riuscire ad arrivare alla monetizzazione mi darebbe quegli strumenti in più per potervi portare qualche cosa di più professionale sempre qua a voi. Oggi parliamo di quello che è l'endgame, partiamo dal presupposto che questo titolo ha due endgame diversi e che questi due endgame non sono sicuramente definitivi. Belli entrambi, ma mancano a un certo punto di sfida. Ma andiamo prima di tutto a vederli e a confrontarli. Parliamo delle pietre del sogno. È una modalità che compare quando si è finita la storia e potete trovarla guardando semplicemente la mappa in alto a destra. Come funziona e perché è da fare. Intanto le pietre del sogno vanno a livelli, dal 33 al 60. Ogni livello è composto da 3 o 4 missioni, in base ovviamente al livello scelto, e ad ogni fine missione troviamo un boss. La modalità è molto semplice e ad ogni missione che noi andiamo a ultimare prendiamo dei bonus. Questi bonus ovviamente li perderemo una volta che avremo finito la pietra del sogno. Ma perché si fa questa modalità? La modalità, che si paga per poterla giocare, si utilizza per farmare componenti rari che ci servono per potenziare o incantare il nostro equipaggiamento. Quindi a un certo punto saremo per forza costretti a doverci imbattere in questa modalità. Sicuramente con l'espansione delle C aumenteranno i livelli di difficoltà e probabilmente anche i livelli della mappa attualmente, che arrivano a 60, aumenteranno, come ho già accennato prima. E lì attualmente invece ci si ferma. L'altra modalità è la torre, divisa in due slot. Torre che si trova nella mappa terra ed è di livello 15 fino a livello 60 e la torre di livello 50 fino a livello 60 che troviamo nella mappa aria. Come funziona la torre? La torre è una sfida continua. Dovremo combattere nell'ascensore del monolite per guadagnare delle chiavi. Dovremo, una volta sconfitti i nemici, aprire una porta a nostra scelta e qua va da sé che i simboli che vedete ora nel video sulla porta indicano che cosa troveremo al suo interno e una volta sconfitti i nemici all'interno della porta scelta andremo ad avere il nostro bottino. Bottino che, come ho detto, cambia in base alla porta scelta. Innanzitutto potremo trovare porte verdi, blu, viola o arancio e questo indicherà la rarità del loot al loro interno. Le porte possono essere o loot di casse, che andremo ad aprire con le chiavi, o bonus o chiavi stesse. Sarà la nostra esperienza a dirci quale aprire. Non starò qua a darvi tutte le spiegazioni per tutti i simboli che potremo trovare su ogni porta, perché sono veramente troppi, ma sarà abbastanza facile comunque riconoscerli. Ci vuole un po' d'occhio e un po' di esperienza. Un suggerimento: fino a che non arrivate al 15° piano, continuate a guadagnare chiavi e bonus, così da arrivare ai piani in cui possono comparire porte leggendarie pieni di bonus che vi aiuteranno nella sconfitta dei boss all'interno e pieni di chiavi per poter aprire le casse una volta sconfitti i suddetti boss. La vera sfida dell'endgame non è tanto guadagnare chiavi o loot facendo la torre, ma è continuare a salire di piano nella torre stessa, perché ogni piano successivo che noi andremo ad affrontare sarà di difficoltà sempre maggiore e dropperà sempre meno cure e pezzi di arconte che potremo utilizzare. Va da sé che dal 15°-20° piano troveremo in pratica solo champions o mob elite o boss all'interno sia dell'ascensore sia della porta che noi sceglieremo. Come ho detto prima, l'endgame non è molto ampio e soprattutto non è molto complicato da fare o arrivarci. È anche abbastanza lento farmare la torre stessa, ma alla fine della fiera non è il vero e proprio endgame. L'endgame è arrivare a crearsi una build decente per il nostro Valor Plate, o magari anche più Valor Plate, perché comunque il farming non è così riempitivo come sembra, e il 99% degli oggetti che andremo a raccogliere verrà inevitabilmente rottamato. Bene, che conclusione quindi dovremo dare a questo Godfall per quanto riguarda l'endgame? Sicuramente un aumento della difficoltà gioverebbe, in quanto darebbe uno stimolo a tutti i giocatori arrivati a livello 50. Sicuramente gioverebbe avere la possibilità di salvare le varie build, anzi, salvare le abilità per ogni Valor Plate, perché per l'equipaggiamento questo già accade, e che altro?
Beh, il loot sarebbe gradevole avere delle percentuali fisse di drop su alcuni mostri o piani della torre. Per esempio, delle ricompense bonus a livello 50 o a livello 100 della torre. Molto difficili e soprattutto lunghi da raggiungere. Così da stimolare i giocatori a rimanere attivi su questo capitolo. Io spero di essere stato utile. Con questo è tutto. Ci vediamo col prossimo video. GG a tutti quanti.